Attenzione poracci, questa volta vi siete salvati per il rotto della cuffia. Solo un utente è riuscito a riconoscere Battlefield 5 e la risposta è arrivata anche parecchio in ritardo. Abbiamo rischiato una situazione di stallo. Per fortuna le risposte sbagliate non sono mancate e la migliore di tutte è quella che per prima ha lanciato la wave di Call of Dita o Dita. Dipende se avete la pronuncia British o American. Grazie comunque per queste perle. Però dai, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi che non si aggiorna dal 2017. Quella di oggi, nonostante sia un giorno di festa, sarà una puntata ricchissima. Come al solito, tante news e poco tempo da perdere. Oggi c'è veramente un'infinità di cose di cui parlare. Quindi non so cosa state aspettando, ma fossi in voi, mi metterei subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, inzuppiamo! Ultimamente abbiamo parlato parecchio di quanto sia scadente il servizio offerto dal My Nintendo Store, ma questa volta è giusto parlare anche del PlayStation Direct. Negli USA è infatti possibile ordinare direttamente dallo store di Sony le PlayStation 5 e un utente, come riportato da Wario64 su Twitter, si è ritrovato una bella sorpresa. Dopo aver ordinato un bundle con Modern Warfare 2, gli è arrivato quello non ancora disponibile al pubblico di God of War Ragnarok. Si tratta di una combo che comprende una semplice chiave per il gioco che probabilmente una volta riscattata varrà come un pre-order, però oltre a essere un errore clamoroso, fa abbastanza ridere se accostato alla frustrazione del team di Ragnarok che proprio ieri se la prendeva con i rivenditori che hanno anticipato il day one di ben 2 settimane. A proposito di PlayStation, la settimana scorsa abbiamo visto come il debutto di Uncharted su PC sia stato abbastanza deludente, posizionandosi ben al di sotto di quanto visto con le precedenti esclusive. Beh, il primato negativo è durato pochissimo, visto che l'arrivo di Sackboy ha registrato un nuovo record di disinteresse, ma questo forse un pochino già ce lo aspettavamo. Il platform ha segnato un picco di soli 600 giocatori simultanei, praticamente un ventesimo della Legacy of Thieves. Mi sa che i platform su PC non vanno fortissimi. Chissà, a questo punto, una volta confermato il porting di Returnal, dove si posizionerà la creatura di Housemarque, secondo voi? E saltiamo di poro in frasca perché direttamente dal Giappone arrivano le prime recensioni di Harvestella, esclusiva Switch, almeno per ora, su cui Square sembra puntare abbastanza. Io ve lo ripeto, non si tratta del mio genere di giochi di riferimento e non prendo in considerazione l'acquisto neanche per sbaglio, ma tra tutti i farm sim presentati durante l'ultimo Nintendo Direct, questo non sembrava malissimo. Peccato che su Famitsu il gioco abbia preso 31 su 40, quasi la media dell'8. Ora in assoluto non sembrerebbe una valutazione negativa, anzi, ma ricordiamoci che solitamente i voti di Famitsu, soprattutto per produzioni di stampo giapponese, sono parecchio di manica larga. E il fatto che Harvestella abbia preso meno pure di Animal Crossing Amiibo Festival un po' fa riflettere. Aspettiamo i voti Metacritic occidentali, ma insomma, i primi segnali non sono proprio incoraggianti. Va bene, passiamo alle notizie del giorno con un doppio update riguardante Nintendo. Da una parte abbiamo Nintendo che si aggiorna con un nuovo firmware pazzesco, ma proprio incredibile, e dall'altra invece la celebrazione del compleanno meno sentito in assoluto nella storia dei videogiochi. Ed eccoci quindi arrivati in un batter d'occhio al firmware 15.0.1 di Switch. Purtroppo l'ultima major update non ha aggiunto nulla di veramente significativo all'esperienza utente, e anche in questo caso con l'aggiornamento 0.1 ci troviamo di fronte a un miglioramento marginale di una patch marginale. L'immancabile stability fix che ormai è diventato parte integrante della nostra quotidianità e che ci fa sentire molto più sicuri sulla stabilità della console, che non cade mai. Cioè, guarda. Hotmail Dome su Twitter ha postato un'analisi approfondita di quanto modificato con la patch e niente, siamo alle solite. È stata aggiornata la lista delle parole proibite, soprattutto sul suolo giapponese, e risolto qualche bug del sistema operativo, come dei bug che comparivano utilizzando i DLC su una console diversa da quella principale. Insomma, potete dormire sonni tranquilli anche questa volta.
nulla di nuovo all'orizzonte per il basilare sistema operativo di Switch. Ah, dai, giusto per sapere, quanti di voi utilizzano la funzione delle cartelle su Switch? E intanto però Nintendo ha deciso di festeggiare il primo anniversario di Pikmin Bloom. Cioè, si è dimenticata l'anno scorso dei 35 anni di Zelda, ma non di Bloom, uno dei titoli mobile dell'azienda meno popolari in assoluto. Ok, da una parte ci sta il cercare di coinvolgere la community con nuovi contenuti ed eventi a tema, questa è la linfa vitale del live service, ma se andiamo a vedere le statistiche di utilizzo di Pikmin Bloom, il progetto di Niantic sembra non essere mai decollato e recentemente abbiamo visto come Nintendo non si faccia scrupoli a terminare il supporto a titoli mobile considerati non più profittevoli. Prendete come esempio Dragalia Lost o Dr. Mario, insomma nomi che di sicuro hanno lasciato un impatto maggiore rispetto a Pikmin Bloom. No, dico, qualcuno di voi l'ha provato? Ma soprattutto, dopo quanto avete smesso di giocarci? Comunque, se tutto questo è in realtà solo un tassello del grande progetto di rinascita della serie di Pikmin, ben venga. Da quando Miyamoto ha mostrato la Pik maglietta, il mondo non è più lo stesso. Dai però, ora, dateci Pikmin 4. Novembre significa tempo di bilanci e mentre aspettiamo il report trimestrale di Nintendo, Sony ha già pubblicato i risultati relativi all'ultimo quarto dell'anno finanziario terminato il 30 settembre 2022. E non è che gli ultimi mesi siano stati proprio entusiasmanti per la casa di PlayStation. L'analisi è parecchio lunga e vi lascio il link al PDF con tutti i dettagli in descrizione, però io mi soffermerei su tre punti principali: le vendite di PlayStation 5, i guadagni in generale e lo stato del PlayStation Plus. Quanto sta vendendo PlayStation 5? Beh, Sony ha dichiarato di aver fatto uscire dalla fabbrica un totale di 25 milioni di unità di console, un totale che, se messo in rapporto con i precedenti numeri, ci dice che quest'anno fiscale per ora sono state piazzate 5,7 milioni di console contro una previsione di 18 milioni di unità spedite entro la fine dell'anno fiscale, ovvero fra 6 mesi. Sembra che Sony sia abbastanza dietro per raggiungere gli obiettivi prefissati, ma per ora si è dichiarata fiduciosa nel riuscire a raggiungere questo importante obiettivo. In generale, il profitto della divisione Game & Network è calato del 49% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ovvero i 3 mesi fino al 30 settembre 2021. Questo calo drastico viene giustificato con un aumento dei costi di sviluppo, dalle costose acquisizioni, tra cui Bungie, e anche dal tasso di cambio sfavorevole con il dollaro americano. E notate come l'aumento del prezzo dell'hardware, quei 50 euro, è riportato come una contromisura a queste perdite. Ma la cosa più impressionante è l'andamento negativo del PlayStation Plus, che ha segnato un calo di quasi 2 milioni di utenti proprio nel periodo di introduzione della nuova formula del Plus. Il servizio è ora fermo a 45,4 milioni di iscritti contro i 47,3 registrati a fine giugno. Questo segna il terzo quarto consecutivo di decrescita di abbonati per il servizio e anche gli utenti attivi mensili del PlayStation Network sono calati drasticamente a 102 milioni, la cifra più bassa da quando Sony ha iniziato a riportare queste statistiche a inizio 2020. Nonostante questo però, i guadagni tramite le iscrizioni al PlayStation Plus sono aumentati del 10% grazie proprio al nuovo pricing tarato verso l'alto. Hiroki Totoki è consapevole della situazione, ma è anche convinto che questa seconda metà dell'anno fiscale segnerà una crescita del servizio anche grazie all'arrivo di titoli come Ragnarok e Modern Warfare 2 e alla sempre maggiore disponibilità di PlayStation 5. Inoltre, a quanto pare, la vera decrescita di abbonati e di utenti attivi è arrivata da parte dell'utenza PS4 sempre meno coinvolta sulla piattaforma, mentre la percentuale di iscritti su PS5 è più incoraggiante di quanto visto sulla old gen. Questo potrebbe essere un importantissimo segnale per Sony nel decidere di abbandonare definitivamente il supporto alla cross gen. Staremo a vedere, insomma, dopo 2 anni di forte crescita di tutta l'industria durante il periodo della pandemia, è normale che ora i numeri scendano verso il basso, ma con tutte le trasformazioni in atto, tra crisi globale e mega acquisizioni, sarà estremamente affascinante vedere come i giganti del settore si adatteranno a un mercato in continuo mutamento. Il prossimo report sarà quello di Nintendo e io mi aspetto dei dati molto simili. E voi? Questo poraccio era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che a darvi appuntamento a domani, forse, con un nuovo video. Voi fate i bravi, riposatevi dormendo, sogni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro, durissimo, almeno voi. Fatelo. Io sono il Poromin, Michele Crisi,
Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Nonna, ho inzuppato nell'acqua e biscotti. Che schifo. Andiamo. Buoni. È buono qui.